carissimo di dottore dell'Antella Sicilia, mi chiamo Sebastiano Tecau, un ragazzo diversamente abile di dentini. Voglio fare un appello a lei personalmente, direttore dell'Antella Sicilia. Ho saputo che Savolarossa è stato licenziato. Io non capisco perché è stato licenziato, quale motivo è stato licenziato. Era l'unico che rappresentava l'Antella Sicilia, soprattutto l'unico che rappresentava insieme a Savolarossa. Tutti lo seguivano in Sicilia, tutti lo seguivano anche a Malta, soprattutto anche in Germania lo seguivano insieme. Io non capisco ancora una volta il direttore che licenza a Savolarossa. Io le dico solo una cosa, perché ho seguito insieme da tanti anni, soprattutto carissimo direttore, era l'unico che Savolarossa rappresentava insieme, che faceva ridere, era l'unico che rappresentava bene insieme, soprattutto Savolarossa. Io mi ricordo negli anni passati, quando la prima volta hanno fatto la tavola rotonda, quando hanno fatto Noi Oggi, soprattutto insieme, soprattutto ho visto che Savolarossa è stato l'unico rappresentante, l'unico che è stato vicino ai diversamente abili, l'unico ha fatto venire soprattutto a un disabile raccontare la mia storia, soprattutto che sono io, che sei Sebastiano Tecau, un ragazzo di Lenzini che ha seguito sempre insieme, ma grazie a lui oggi che mi sono diplomato, ma grazie a lui oggi ho 8 qualifiche di computer, abbiamo allottato con Savolarossa insieme, a quanto la scuola non mi volevano, a quanto gli insegnanti sul segno non me lo volevano dare, ma grazie a Savolarossa. Io non capisco perché lei l'ha licenziato a Savolarossa. Io le dico solo una cosa, fallo ritornare di nuovo, perché gli manca tanto Savolarossa. L'unico la presenta insieme, perché quello che c'è oggi non sa presentare insieme. Scusa che lo dico, perché è una critica politica, non è una critica personale. Io non capisco perché lei ha licenziato Savolarossa. Io non capisco perché era l'unico la presenta insieme, l'unico la presenta la nostra insieme, perché faceva ridere, invitava i cantanti, invitava anche a Totò Tilo, invitava all'Isterio, l'unico rappresenta insieme. Allora voglio dire al direttore, fallo ritornare, abbi coraggio, perché una volta quando era insieme Savolarossa disse: il coraggio che hai tu, forse no, non ce l'abbiamo. Ecco, l'unico che ha detto è stato lui, che Savolarossa era l'unica persona che oggi rappresenta Salvo, perché Salvo è l'unico sensibile, mi ha sempre voluto bene come un fratello, soprattutto. Allora, carissimo direttore dell'Antenna Sicilia, fallo ritornare, perché è molto importante soprattutto di fare ritornare a Savolarossa, perché oggi insieme non lo segue più nessuno, oggi insieme soprattutto perché lo ascoltavano anche in Germania, anche a Malta, tutta la Sicilia orientale, soprattutto anche in Italia arrivava l'Antenna Sicilia insieme. Allora voglio dire, carissimo direttore, fallo ritornare al più presto possibile, perché abbiamo bisogno insieme, perché nessuno sta seguendo insieme. Soprattutto io ti lascio con queste parole, perché Salvo era l'unico, abbiamo lottato contro la scuola, contro tutti, però Salvo è stato sempre vicino a noi, della disabilità soprattutto. Allora voglio dire, carissimo direttore dell'Antenna Sicilia, abbi il coraggio di farlo ritornare, perché è l'unica persona che può presentare insieme. Allora io ti lascio con queste parole e auguro che mi darai qualche risposta, avere il coraggio, la forza, la voglia di vivere.